Buonasera, buonasera a tutti telespettatrici e telespettatori e benvenuti ad un'altra puntata della nostra bellissima trasmissione sull'edilizia, AM Edilizia appunto, e la nostra emittente, sapete, si è voluta cimentare in questa prova, ha affidato a me l'incarico di condurre e, come abbiamo già detto in altre puntate, è stata una bella prova perché io sono completamente ero, adesso inizio piano piano a capirci un pochino di più, grazie soprattutto alla persona che fra poco vi presenterò, però iniziamo ad entrare in questo mondo. Io stesso, insomma, a 50 anni sono riuscito a capire qualcosa di più dell'edilizia piuttosto che pagare semplicemente un mutuo o un affitto. Quindi do subito il benvenuto alla mia sinistra al nostro ospite speciale che c'è sempre con noi, che è Alvaro Luzzi. Buonasera Alvaro. Buonasera e benvenuto Alvaro, grazie come sempre di stare qui con noi. Ormai insomma stai prendendo confidenza anche tu con le telecamere, vero? Ecco, ormai siamo di casa e questa sera ci è venuto a trovare un nuovo ospite. Sapete che ogni volta Alvaro si porta amici, collaboratori, consulenti, persone che comunque per lui e per la sua azienda sono importanti, e stasera ci è venuto a trovare un grande esperto del settore, che di mestiere fa anche l'agente di commercio, ma è un super esperto di tutto ciò che riguarda l'edilizia, che è Paolo Borghi. Buonasera. Buonasera. Buonasera Paolo. Buonasera. E grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, chiaramente ecco, su Paolo non c'è granché da dire, perché tanto quando ci porta Alvaro qualcuno è un marchio di fabbrica automatico, e quindi poi ci racconterà un pochino. Però lo facciamo sempre, vero? La prima volta che viene un nuovo ospite gli chiediamo sempre un pochino il suo background, poi torniamo dopo. Stasera noi stiamo registrando d'estate, è un caldo incredibile, e per questo parleremo di riscaldamento, perché ci vogliamo far male proprio, proprio male, ok? E però stasera parliamo di qualcosa che è diverso dal solito, perché tutti noi sappiamo cosa vuol dire riscaldare una casa, ma stasera i nostri due ospiti ci racconteranno come nasce questa cosa, quali sono ormai modernamente le tecniche migliori per farla e quali sono poi le varie differenze a seconda di quale abitazione andiamo a riscaldare, di quale struttura dobbiamo riscaldare, quali sono le necessità del cliente, quanto può spendere. Ormai questo lo sappiamo, è un refrain fisso per noi. Noi cercheremo di dare delle soluzioni insieme ad Alvaro e ai suoi ospiti in base anche a quello che è il budget. Questa è una cosa, Alvaro, che abbiamo sempre sostenuto. No, non tutti possono permettersi un castello o una villa con la piscina, e noi cerchiamo comunque di suggerire sia al re del castello sia al semplice proprietario di un appartamento qual è la soluzione migliore. È ovvio che il castello può essere anche un appartamento di non grandissime dimensioni, ma uno a casa propria si deve sentire esattamente come in un castello. Questo mi sembra indice, direi che è abbastanza vero, giustissimo, visto che poi di solito, insomma, quando uno compra una casa, certo, rimane, non è per tanto tempo che poi decidi di cambiarla così velocemente. Assolutamente. Allora, noi tutti conosciamo la storia del riscaldamento dentro le case, no? Prima abbiamo iniziato con le... Intanto la regia ci manda qualche immagine, come sempre, ci aiutano sempre il grande Fabrizio Tramontana e il grande Yuri, ci danno una mano, e intanto mandano delle immagini che noi abbiamo preparato. Quindi abbiamo iniziato la storia del riscaldamento con le stufe, tutti sappiamo prima le stufe a legna, il camino, ecco, poi ci sono le varie stufe, e poi siamo arrivati ai vari sistemi, i termosifoni quelli vecchi che noi avevamo, no? Tutto quanto in ghisa, assolutamente, certo, no? Le vecchie stufe. E poi che cosa succede? Si è evoluto sempre di più, sono arrivate le stufe a pellet, assolutamente, ok? E poi siamo arrivati a dei nuovi sistemi che adesso i nostri amici ci spiegheranno, perché quando sono andato a cercare, a mio papà, lo dico subito, a casa ha il riscaldamento a pavimento, e io però non avevo mai visto, so come funziona perché sono stato a trovarlo, ma non avevo mai visto. Adesso sono andato su internet e mi sono fatto una piccola cultura su come viene montato, e adesso ce lo spiega Alvaro. Sono rimasto a guardare per 10 minuti come... Diciamo che in parole molto povere, molto immagino più accessibile a tutti, il fatto del riscaldamento a pavimento è un termosifone che, anziché vederlo alloggiato in un angolo della parete, ce l'abbiamo su tutta la superficie del pavimento. Quello ci permette di avere un clima perfetto e totalmente uguale a tutta la, su tutta l'area che occupiamo, insomma su tutta la zona della casa dove abitiamo. Sicuramente è molto a vantaggio per un discorso di temperatura di mandata molto più bassa e un equilibrio di calore su tutta l'abitazione molto più omogeneo. Ok. Indubbiamente è un'altra cosa, insomma, ecco. Ok, e
Adesso vado dal nostro amico Paolo. Anche lì c'è una differenza tra i vari riscaldamenti a pavimento, nel senso è una cosa abbastanza standard, oppure anche lì incidono i materiali, incidono le tipologie, cioè, ok, premesso che chiaramente dipende dalla grandezza dell'appartamento, quello mi sembra normale. Però insomma, poi posso fare diversi tipi di riscaldamento a pavimento, per dire? Beh, diciamo, prima di tutto volevo fare una premessa, perché altre volte, questo anche nella storia, si racconta che l'impianto a pavimento è una novità. In realtà gli antichi romani si scaldavano a pavimento, quindi diciamo poi c'è stata un'involuzione dell'impiantistica e... Pensa, e come face... cioè... loro probabilmente scaldavano con il fuoco un serbatoio dell'acqua, i fumi passavano sotto al pavimento, in dei covetti sotto al pavimento e scaldavano il pavimento, e l'acqua che scaldavano lì facevano le terme, diciamo scaldavano le terme, addirittura scaldavano anche a parete con dei mattoni sagomati dove passava l'aria, quindi diciamo che in realtà... Poi dalle antiche romane c'è stata un'involuzione degli impianti, se noi ci ricordiamo anche le nostre nonne, magari a casa non c'era riscaldamento, c'era solo il cammino. Certo. Quindi l'impianto a pavimento in realtà è ritornato in voga dopo, diciamo, le varie situazioni dei radiatori ghisa, alluminio, acciaio. Impianto a pavimento in realtà adesso ci stiamo spostando verso il soffitto, perché in realtà l'impianto a soffitto è un impianto che in tante situazioni comunque dà dei benefici nettamente superiori anche a un impianto a pavimento, con meno limitazioni a livello normativo, perché sull'impianto a pavimento si lavora con una bassa temperatura, però a tutti gli effetti c'è da rispettare una temperatura superficiale oltre la quale vado fuori norma, oltre che sarebbe anche fastidioso, diciamo, perché quindi l'impianto a pavimento per oggi è diventato uno standard, quindi qualsiasi signora o signore o proprietario di appartamenti che vuole fare una ristrutturazione, magari se un installatore gli parla di impianto a pavimento, in realtà non si mettono lì a dire ma adesso che cos'è, cioè nel senso che sono loro i primi a chiederli. Magari qualche obiezione la fanno nel momento in cui, per risolvere qualche problema, uno gli va a proporre un impianto a soffitto radiante, perché diciamo uno dei problemi delle ristrutturazioni, Alvaro lo sa meglio di me, certo, è che se io vado a togliere un massetto su un impianto esistente, non è detto che trovo i centimetri che mi servono per fare un impianto a pavimento, e quindi spesso, onde evitare di alzare il massetto, tagliare le porte, rifare le porte, diciamo, si potrebbe pensare anche a spostare tutto verso il soffitto, con benefici economici prima di tutto, perché in realtà se devo smaltire, cioè rompere un massetto, smaltire, rifare il massetto, rifare l'impianto e poi fare l'impianto a pavimento, massetto e mattonelle, se io riesco magari semplicemente facendo delle tracce sul pavimento che poi vengono ricoperte e si rimette sopra un pavimento nuovo e faccio un conto soffitto con un pannello radiante soffitto, alla fine dei conti probabilmente spesso di meno, e c'ho un impianto che, se ragiono sempre per come è un impianto a pavimento, io ho molta più superficie che mi irraggia rispetto all'impianto a pavimento, perché l'impianto a pavimento in realtà, se io guardo una stanza X, c'ho il mobile, c'ho il tavolino, c'ho il tappeto, certo, c'ho il divano, c'ho il divano, c'ho il letto, e quindi una buona percentuale della superficie irraggiante in realtà viene oscurata da oggetti d'arredamento. Nel soffitto in realtà c'ho il lampadario, cioè, diciamo, a meno che non ci metto i LED, e quindi per dire LED in realtà magari stanno tra i tubi che irraggiano. E in più diciamo riesco comunque a fare un arredamento di conto soffitto comunque bello, integrare diciamo le luci LED, quello che sia, giocare anche doppie altezze, velette, quindi illuminazioni LED, quello che sia. Ma la cosa che forse a Terni sicuramente ci fa molto più piacere, l'impianto a soffitto in raffrescamento è un impianto eccezionale, quindi diciamo che è molto efficiente il riscaldamento, ma il raffrescamento in realtà mi dà un effetto molto piacevole, come effetto cantina, diciamo, quindi ma, col controllo di umidità. Quindi è stato abbastanza esplicativo. No, è stato bravissimo, ma ho scoperto una cosa che non sapevo. Lo ammetto, va bene, io nel mio appartamento non ho questi problemi, quindi non sapevo dell'impianto a pavimento, non sapevo dell'impianto a soffitto. Sempre di più è tecnologia avanzata, che giustamente chi fa edilizia come me non puoi arrivare dappertutto anticipatamente, per questo uno si avvale di figure professionali come Paolo e tutto Paolo, l'entourage che c'è dietro di progettazione. Ok, domanda tecnica però, perché a questo punto mi avete veramente curiosito. Ma cioè, allora, abbiamo visto la regia, ha mandato delle immagini, poi se mai le rimandiamo, quindi si smonta il massetto, oppure vabbè, diciamo che costruisci la casa da zero, sì, metti sotto quella serpentina, l'abbiamo vista, ok. C'è un ordine cronologico che è quello di, se è ristrutturazione si smantella il tutto,
si fanno passare tutta l'impiantistica, soprattutto quella di scarichi, colonne montanti di adduzione di impianto elettrico qualora c'è necessità di farlo, colonne montanti di adduzione per quello che riguarda la centralina dei termosifoni. Certo. A quel punto si fa un livello, da quel livello c'è un pacchetto che varia l'altezza a seconda degli spazi che uno ha a disposizione, e si mette un pannello che ci si può essere adesivo, con il funghetto, barriera a vapore, con delle clip, sono varie filosofie di concetto di produzione, che tutte valide, nessuna è una non è, ecco, questa qui che stiamo vedendo, per esempio, è una centralina di impianto a pavimento. Okay. Vedete due manometri che indicano la pressione di mandata, la pressione di ritorno, i vari rubinetti che possono aprire e chiudere le varie spire, giusto Paolo, lo sto dicendo giusto? Sì, beh, diciamo che in questa foto in realtà manca la parte elettrica di... Certo, perché diciamo, di controllo per di zona, completare, ecco, il discorso di questa immagine, se guardiamo nelle parti delle testine rosse, se in ogni stanza c'è ed è consigliato mettere un termostato dell'ambiente, che cosa succede? Che ogni stanza arrivata a temperatura, praticamente cosa fa? Lì chiude quella valvola e quella stanza non ha più necessità di consumare energia. Questo è grande. Quando, oppure decido di avere una stanza con una temperatura leggermente più bassa, metto il termostato più basso, quindi quella valvola aprirà, chiederà energia quanto basta per arrivare a quella temperatura. Okay, per chi magari, io lo dico molto semplice in modo che sia comprensibile a tutti, più o meno alle persone che avranno il piacere di vedere questa, piacere o non so, o necessità piacere, di vedere questa piacere, immagine, sicuramente questo viene spiegato ai nostri clienti, ai nostri committenti, ma è compito nostro quello di dare indicazioni e di spiegare perché e come viene gestita questa tipologia di servizio. E questo è il pavimento. Esatto. Invece a soffitto, io non sapevo che esisteva, quindi non abbiamo foto, ok? Invece a soffitto la tecnica com'è? Perché Paolo parlava di un pannello. La tecnica è un pochettino più delicata, perché quando a terra possiamo giocare un po' con le distanze e con le misure, a soffitto è leggermente più complicato a livello di progettazione, ma l'entourage di Paolo o di chi per lui o di chi vende o commercializza questi prodotti naturalmente ha uno staff che tu, inviando la piantina dell'abitazione, ci dà dei pannelli già numerati, già sezionati, già messi nella condizione, che quando si innesta, o non possiamo mettere un pannello per intero, sono varie sezioni, dove un pannello accostato all'altro dà dei passaggi per la continuità di quello che sono le spire dell'acqua, che sia in caldo o in freddo attraversano una serpentina a soffitto. Ecco, questo mi incuriosiva molto, perché lui ha parlato, Paolo, prima del discorso anche rinfrescante. Esatto. Perché quindi col pannello a soffitto, cosa che non posso anche fare col pannello a pavimento? No, anche a pavimento si può fare. Anche a pavimento si può fare? Pavimento. Ok, ancora. La differenza è che l'effetto cantina che dice Paolo, a pavimento lascia leggermente più umido l'ambiente, certo. A soffitto no. A soffitto lo lascia meno umido, quindi... E è sempre comunque un meccanismo che sfrutta l'acqua? Sfrutta l'acqua. Ma okay. Sfrutta l'acqua, sì, ma esatto. È la fonte che cambia, nel senso che... Per un impianto che fa solo caldo è sufficiente una caldaia a condensazione, una stufa a pellet che modula a bassa temperatura o integrata al solare termico, che dirsi voglia. Nell'altro caso invece è necessario, per forza di cose, ma in questo caso Paolo è molto più preparato di me, ci sono delle caldaie ibride, ci sono delle pompe di calore, ci sono degli strumenti che fanno sia caldo che freddo con una sola macchina, puoi ottimizzare quello che è chiedere energia di riscaldamento o energia di raffrescamento con una sola macchina. Questa. E dopo tutto questo, però, la domanda sorge spontanea, Paolo. Devo proprio, cioè, ripeto, faccio domande anche basilari, però è giusto così. Certo. Se decido di fare, per esempio, un riscaldamento a soffitto, comunque un sistema di questo tipo, devo per forza prevedere di farlo su tutta la casa o posso anche fare solo alcune stanze? Allora, diciamo che solitamente quando si sceglie una tipologia di impianto si fa uniforme per tutta quanta casa, anche perché la percezione di calore o di fresco. Se io passo da una stanza dove ho l'impianto a soffitto, da una stanza dove ho l'impianto a pavimento, ho una percezione di calore diversa anche a parità di temperatura. Quindi solitamente si lavora con un impianto... No, mettiamo uniforme. Paolo, ho posto la domanda male, nel senso che mettiamo che io devo ristrutturare una casa. Non ho i soldi per farlo dappertutto, però dico, vabbè, io la maggior parte del tempo lo passo in sala, mi piacerebbe fare quell'ambiente lì. È un discorso. Sì, diciamo è fattibile, tante volte potrebbero essere anche delle scelte tecniche in base a spazi e opportunità dell'arredamento che vengono scelte, quindi diciamo che se può fare un impianto misto, quello che dicevo io, diciamo principalmente potrebbe essere fastidioso
vivere una casa con impianti diversi, certo, stanza per certo. stanza. Perché poi noi ci siamo accorti che nella percezione di chi vivrà le case che noi costruiamo ex novo o ristrutturiamo, più si va nel dettaglio e più il committente si accorge della differenza. Sembra tante volte nelle stanze che sono riscaldate o raffrescate, riscaldate da un termosifone tradizionale o raffrescate da uno split tradizionale, okay, un grado o due gradi di differenza non li percepisce nessuno. Nell'impianto a pavimento li percepiscono tutti. Sembra paradossale, ma a parte il fatto che si può controllare da remoto, dagli smartphone, dai telefoni, da un PC, da 2000 km di distanza puoi controllare temperature e quant'altro, noi ne abbiamo la riprova di diverse situazioni dove, ma guarda, c'è mezzo grado di differenza, c'è un grado di differenza, che sembra paradossale, quello, ma si percepisce. Il problema è che poi dopo si date percepisce all'utente finale un mezzo per cui vi rompe le scatole in maniera assoluta. Meno controllo, no, guarda, è disabilitato, il wifi non lo usi, mi dispiace, no, il controllo da remoto non si può fare. Non si può fare. Ma perché no, però, non funziona. In realtà è così, di fatto, no, qua, okay, più è dettagliata la cosa, meglio è fatta, e più questo mezzo grado, adesso mezzo grado estremizzo, no, vabbè, però un grado e mezzo di differenza si nota. Vabbè, mettiamo, dai, ora, io poi sono uno ipertecnologico, quindi su questo vado proprio, sposo tutto, io lavoro tutto il giorno d'inverno, casa è fredda, alle 6 sto al centro di Milano, ci metto 40 minuti per arrivare a casa, col telefonino attacco il riscaldamento, arrivo a casa e so che la casa è calda, non ho sprecato il riscaldamento forse. Tutto il giorno, forse con 40 minuti, dopo un'ora e mezza arrivo a casa e so che la casa si è scaldata, però dai, questa è una cosa veramente, veramente, cioè, carina. Per noi di fatto è allinearci, ma le aziende ci forniscono questo, i tecnici ci forniscono questo, allinearci a quello che è un mondo che corre veloce, si innova veloce, ma questo anche per allacciare un discorso rispetto al mestiere e al lavoro. Il lavoro dell'edilizia non è soltanto fatica, non è soltanto sforzo fisico, non è soltanto caldo delle temperature o pioggia o tempo brutto, ma è anche personale altamente specializzato, che a volte qualcuno dice ma no, è tutto così facile. Non è vero che è così facile, ma c'è sempre più necessità di figure professionali nel mondo all'interno dell'edilizia di questa caratura, di questa opportunità. Ma guarda, io sinceramente, facendo ormai parecchie trasmissioni delle nostre, questo penso che l'abbiano capito tutti i nostri telespettatori e telespettatrici e lo abbiamo capito noi, cioè io. Cioè io non intendo anche per le persone che si vogliono avvicinare a questo mondo professionale, ma il mondo dell'edilizia è fatto da micro giraviti, da sensori, da termocamere, da tante opportunità che qualificano e valorizzano la figura professionale, che non è in edilizia è soltanto cariola o impastatrice, certo, o trapani o demolitore, è anche quello, ma verso la fine si va sempre più a dettagliare un discorso che va verso questa tecnologia. È chiaro che bisogna passare anche dalle altre prima di arrivare a questo, certo, però per chi fa il nostro mestiere, quando tu inizi con la costruzione ex novo, che arrivano in un giorno magari 50 metri cubi di cemento, perché di più, per i più non sanno che sono diverse centinaia di quintali, e poi magari attraverso quel percorso si fa una preparazione, naturalmente progettata un po' prima, ragionata un po' prima con la committenza, con i direttori lavori, con i tecnici specializzati, si arriva piano piano anche a quello, quindi serve un po' tutto per le figure professionali, certo, che si vogliono avvicinare, no, a questo mestiere. E quello noi lo stiamo dimostrando, perché con tutti i nostri ospiti, i nostri amici e le nostre amiche che ci seguono da casa si stanno rendendo conto, puntata dopo puntata, della professionalità e quello che vuol dire la professionalità. E non stiamo parlando chiaramente solo di Alvaro, no, ma stiamo parlando proprio in generale. Il mondo dell'edilizia in generale. Poi non avere brutte sorprese, poi ne parleremo anche in altre puntate, però insomma abbiamo capito quanto è importante, certo, la professionalità. Domandona, case costruite ex novo, sì, quindi parti, ormai lo metti come standard del riscaldamento a pavimento? Diciamo che una prerogativa è quasi inderogabile, perché il riscaldamento a pavimento, che cosa c'è? In alcuni casi ci aiuta e in altri ci penalizza. Nelle case ex novo si parte quasi sempre con il riscaldamento a pavimento, a meno che il committente, guarda, questa è bellissima, guarda che bella immagine. Sì, sì. Questa diciamo lasciato, è un esploso questo di come lasciato in realtà proprio, fatto. Sì, esattamente, ma lasciato senza parole. Queste sono le varie fasi, ci manca la fetta del cemento sotto, ma insomma. Okay. Però perché questo l'impianto a pavimento in alcuni casi è consigliato? Per assurdo, una casa che stiamo già progettando, siamo in fase embrionale di costruzione, avremo sicuramente, per scelta della committenza, dei soffitti tutti in legno a vista. È ovvio che l'impianto del riscaldamento andrà fatto a pavimento, perché, certo, coprire con una cosa magari di desiderio, legno, bella, certo, da vedere, è ovvio che non si farà riscaldamento a soffitto. Ma se andiamo per esempio in degli appartamenti costruiti negli anni 70, gli anni 80, anni 90,
che non sono i classici 2,70 m che ci obbligano per l'abitabilità e l'agibilità per poter far vivere dentro, secondo norma, il cliente, abbassiamo il soffitto e di conseguenza sopra abbiamo tutta la tecnologia che ci serve senza dover fare quella soffitto. decine di tonnellate di macerie, che alla fine è il lavoro in più. Certo. Compensando, come diceva Paolo, quello che è la demolizione e la ricostruzione, accorciando i tempi abbiamo lo servizio migliore ma con un'invasività molto più contenuta. Oh, certo. E la domandona che faccio io è: metto un impianto, parliamo di quella a pavimento, perché tanto quella a soffitto siamo stati chiari, sì, a pavimento sopra cambia qualcosa se metto parquet o mattonelle o non cambia nulla? Il calcolo termico che deve fare il tecnico. No, certo, assolutamente, scusa, nella lavorazione, sì, io dicevo nella resa. Cioè, se tu mi dici, guarda, se fai l'impianto a pavimento è meglio mettere parquet. No, se fai l'impianto a pavimento non è indicato mettere parquet. Ecco, vedi? Perfetto, vedi? Ecco, io quello volevo arrivare. Perché cioè, il legno, una risposta, il legno sembra paradossale, è fortemente isolante, quindi non lascia trasmettere con la stessa facilità come potrebbe essere un marmo, una mattonella, un gres porcellanato verso l'alto, lo frena. Quindi, okay, per avere lo stesso effetto, solitamente, lo dico maccheronico, il calcolo è cosa si fa. Nella foto di prima era abbastanza evidente, quel pannello scuro dove sono alloggiati tutti i tubi, ci sono delle distanze. Qualora il pavimento che si sceglie avrà questo disegno qua, vedete, ci sono delle distanze nei tubi, quello uno sì o no, uno è ciò che porta calore, uno porta indietro per scambio, torna alla centralina per riprendere certo. Il calore. Che cosa succede? Che se c'è una forte ostruzione, come un parquet importante, che ne so, un pannello da 2 cm per assurdo, quei tubi devono essere più vicini. Ah, ok, perfetto. Quindi sono degli alloggi che dove c'è una sede precisa per quel tubo vanno accorciati, avvicinati. Ok, perfetto. Oppure va aumentata leggermente la temperatura di mandata. Okay, perfetto. Lo smartphone in questo caso ci aiuta a mettere a posto, ad equilibrare quello, perché non solitamente non in tutte le stanze abbiamo il riscaldamento a pavimento, magari nelle camere sì e nei bagni no, nel soggiorno sì e nella cucina no. Allora si può variare quella che è o l'interasse del passaggio dei tubi o aumentare la temperatura di mandata, perché ogni stanza ha una o più anelli. Ok, e nelle stanze dove non, cioè mettiamo, come diceva adesso Alvaro, nelle stanze dove non c'è, che metto? I termosifoni a quel punto? In realtà, se l'impianto come generatore di calore ha a disposizione una pompa di calore o un sistema ibrido che è in grado di fare anche raffrescamento, in realtà in certe situazioni si può lavorare anche con dei terminali idronici, quindi venti convettori, che possono fare la doppia funzione di caldo-freddo. Okay. Oppure anche che radiatore. Comando sempre dall'impianto centrale comunque. Sì, esatto. Il radiatore, il problema è che necessita di una temperatura di mandata più alta. Okay. E quindi nel momento in cui io faccio un impianto a pavimento e poi ci vado a mettere, ne so, 2 radiatori di bagni, che è una cosa che negli anni passati si faceva spessissimo, mi costringeva a far lavorare tutto l'impianto in alta temperatura per rimiscelare per la bassa, con un risparmio energetico che andava nella direzione opposta, quindi nel senso che comunque la caldaia doveva sempre lavorare in alta temperatura. Ad oggi si cerca di lavorare con temperature più basse e magari dimensionare radiatori o venti convettori, nel caso in abbinamento, per poter lavorare anche in bassa temperatura, che oggi l'attenzione all'efficienza energetica e alla bolletta è diventato un imperativo. Anzi, abbiamo compiuto quasi un anno da quello che ci diceva che volete il condizionatore o la pace. Ecco, non entro in polemica perché non è il caso, però l'ho vista oggi su Facebook, una battuta carina. Ecco, di questi tempi ci dicevano se volevamo tenere acceso il condizionatore o la pace nel mondo. A me non mi sembra che paghiamo di più la corrente e la pace ancora non c'è, però vabbè, questo rimanga tra noi. Dopo sono sempre il direttore e l'editore mi dicono che sono sempre polemico, però riesco a fare polemica pure su una trasmissione sull'edilizia. Detto questo, abbiamo gli ultimi 5 minuti della puntata e io ho trovato uno schema da bambino delle elementari, quale io sono in questo settore, che riguarda una cosa che mi incuriosisce, cioè il solare termico. Ok, se la regia ce lo manda in sovraimpressione intanto ne parliamo, perché mi piaceva passare gli ultimi 5 minuti a parlare di questa cosa. Allora, Alvaro, costruisci la classica villetta. Ecco, questo è uno schema proprio per bambini, però almeno capiscono. Diciamo, prende perfettamente l'idea di quello che è. Ecco, l'ho preso apposta. Su una villetta che costruisci da zero, mm-hmm. abbiamo un minuto, quindi ci dicono, lo mettiamo ancora? Sì, assolutamente. Il solare termico è, diciamo,
è ancora un pochino più dettagliata la progettazione, ma di fatto il solare termico è ciò che ci aiuta sicuramente a recuperare energia da chi ce l'ha data sempre, okay, che è il sole. Quindi ancora quello... Poi dopo c'è un discorso di miscelazioni alla base, dove c'è quel contenitore, quel boiler, dove vanno miscelate là, dove va miscelata l'acqua, dove c'è... diventa sempre più dettagliata la cosa, però da chi ce lo dà gratis da sempre penso che sia la... E questo sarà, ecco, vedi, questa è l'altra parte del nostro progettino, e questa sarà una cosa che tratteremo, perché comunque tratteremo una puntata, l'abbiamo detto, su quello che è il riciclo, quindi tutto quello che è, certo, l'energia e tutto quello che è il dispendio energetico di una casa, e ne parleremo più, più dettagliatamente, però oggi mi andava per chiudere proprio questa cosa. Allora, io ringrazio Alvaro Luzzi, che come al solito ci fa sempre compagnia, che sappiamo è il titolare della nostra ditta, possiamo dire, sì, ok, le costruzioni, e quindi voglio dire, comunque... l'abbiamo detto da sempre, Alvaro sta qui per darci un'idea di quello che è questo mondo, e noi possiamo solo ringraziarlo, io in particolare, visto che, come dico sempre, non sapevo neanche da che parte si tirava su un muro, e buttarli giù qualche volta è capitato, però tirarli su no, sono sincero. Quindi ringrazio anche il nostro amico Paolo Borghi, che ci tornerà a trovare, già lo sappiamo. Vi do appuntamento alla prossima puntata, molto semplicemente, grazie a tutti e buona serata da AM Television. Buonasera.